ragazzi, oggi vi portiamo una nuova avventura che si chiama Chicken Police Painted Red insieme all'amico Mauris. Ciao. Dopo aver finito Obradin, che è stato il capolavoro dei capolavori proprio, o almeno per noi no, poi per tutto il resto del pianeta sì, continuiamo con un gioco comunque con una grafica bianco e nero a quanto pare. Allora, sì, io qua vedo proprio lo schema, la grafica bianco e nero c'è. Allora, ci sono gli animali antropomorfi tipo Blacksad e sono detective e questo ci piace. Questo va bene. Poi, diciamo, i commenti su Steam sono tutti positivi, quindi... Quindi io e te non lo capiremo. Come Obradin non lo capiremo. Allora, ragazzi, è in inglese, però oggi c'ho con me un altro traduttore simultaneo e quindi sicuramente la cosa verrà pure meglio. Grazie, Mauro, grazie. Anzi, oggi approfitterò, stavolta in questa cosa, farò tradurre soprattutto a lui, così io mi riposo. Vedremo come andrà a finire sta storia. Allora, direi basta ciance e new game. Start a new game. Gli uomini morti quindi sono più pesanti morti... dei cuori infranti. Con quanta poesia. Vero. Vabbè, ha lasciato il portafogli a casa, fine sigarette. Sono io sta invecchiasi. Vai, traduci. Il mio nome è Sonny Federland, un investigatore da 20 anni. E nella divisione predatori di Glowville. Vabbè, leggendario Chicken Police. Ma comprare un pacco di sigarette è più difficile. No, vabbè. È quello so, che riesce a fare adesso. Ah, forse dovrebbe andare in pensione, insomma. Si sta chiedendo che forse dovrebbe andare in pensione. Vabbè, la città ha perso il colore e piano piano è diventata grigia. Vede tutto grigio, diciamo. Quindi c'ha una simil cataratta, praticamente. A parte la luna che la vede rossa. È perché Painted Red, capito? Certo. C'ha un cellulare. Sì. Spero che non si senta forte. Vabbè, questo crede nella meravigliosa e pacifica coesistenza tra lupi e scimmie. Ma sì, perché no? Ma senti, poi guarda con che sguardo che te lo dici. Infatti. È ridicolo, i cani mangiano i polli. Non mi bevo l'illusione ancora. Non ce leggo più perché si è scalata l'immagine. Ottimo. Cosa potrebbe andare storto? Cloverfield City, Rourke District, former Atras Hotel. E questa chi l'è? Una cerbiatta. A me inquietano comunque il fatto che sono troppo realistici. Sì. She stood in the darkness. The light a me fa ridere, non so, a me mi inquietano troppo. Simpatia. Stanotte è un buon sogno. Dai, guarda come te guarda. Vabbè, qualunque pollo te guarderebbe così. Ma lo stiamo vedendo? Ah no, quindi... si muove da solo. Okay. Pensavo che lo stai a muovere. Perché... Ma chi è che deve tradurre? Vabbè, muoviamo. Traduco io. Or maybe I'm just drunk. Poi questi detective hanno sempre il vocione, pure a Blacksad gli hanno dato il vocione. Sì, no, io la voce non la sento. Ah, ok. Vabbè, il suo ufficio sembra un pezzo di merda. Vabbè, è un casino, sì. Diciamo. Lei stava ferma nel buio, la luce faceva delle strisce sul suo corpo. C'è proprio la descrizione, sì. Quindi ha sussurrato piccole cose, piccoli segreti che non c'erano prima in quel posto, ma non era una zebra,
Ah, ok, perché quelle Ok. strisce di luce gli hanno fatto sembrare che era una zebra, capito? Ok. La realtà stava a un passo dalla luce, praticamente, dal mettere la luce. Dall'accendere la luce, insomma. Boh. Era Elisabeth o Charlotte? Era sicuro che aveva un nome con un suono sofisticato. Aveva un bygone look, non so cosa sia. È uno sguardo vissuto. Ah, è vissuto? Sì. Più vecchio delle strutture antiche e della città Mazza. stessa. È la Madonna, è una vecchiaccia questa. O forse ero solo ubriaco, secondo me era solo ubriaco. Può essere. Ma è la prima cosa femminile che c'era nel suo ufficio da tanto tempo. E quindi gli voleva dare una chance, come per dire. Quello che passa al convento al momento di femminile c'è solo questa, dopo tanto tempo, ma A contento, capito? La chi tocca gentilezza. in sangrugna, La insomma. gentilezza. Dunque, allora, qui abbiamo il nostro prendi appunti, che abbiamo le persone, i Sì. luoghi, i codici, gli stati. Ah, vedi, abbiamo proprio le statistiche, non Statistica. gli stati, le statistiche. Abbiamo visitato uno su 32 screen. Ah, vedi. E quindi abbiamo incontrato un po' di gente, vedi. Ta-da. Sì, Dunque. dobbiamo vedere gente. Allora, chiacchieriamo con questa qui che c'ha la faccia da vecchia, però è l'unica donna che passava in zona e ci accontentiamo. Madonna, mi sembra tanto Yes Man alla Gli diamo desi scena comunque, qua. insomma. Vabbè. Let me introduce myself. My name is Lascia che mi. Dai, faccio lei e tu fai lui. Però anche Devi fare per recitato. forza lei, guarda come si chiama. Anche recitato. No, si chiama Deborah. Calla, c'ho lo sguardo da vecchia. Vaffanculo. Cioè, non sono una topa perché faccio schifo. Cioè, nel senso, già dai, no. Ma proprio Dai, Deborah si doveva chiamare questa. ma sei una Ma cerbiatta, pure oddio, è una cosa con l'H. bella. Sì, ma sembro una vecchia e sono scopabile solo perché ci sto io praticamente. Perché sennò. Ma secondo me del fisico non è messa Che ne so, male, il quindi pollo dai, ha detto che sono accontentati. brutta. Sono rimasta Vabbè, male. ma è un pollo, su, sarla in pollo, mi puoi Vabbè, offendere per quello che lascia che dice un mi pollo. presenti. Mi chiamo Deborah. Deborah Ibanez. Ma faccio un po' sciacquetta così. You're mistaken, ma'am. Sta sbagliando, signora. Cosa? Sto sbagliando il mio nome? Non lo so, non ho Poi capito. abbassa sto dito a coso. Oh, really? Oh, Please davvero? illuminate me, Illuminami, per Mr. favore, Philip. Mr. Featherland. I'm not a private eye. I recommend Philip Non Marlowe. sono I mean, uno sbirro Phil privato. Marlowe instead of me. Chiamando He's a Philip nice guy. M. Voglio dire, Mr. Phil Marlowe, invece di me. He's a nice guy, no, vedi? No, era sparito. Era sparito il video, dai. Devi recitare, devi recitarlo più investigativo, capito? Più fai il Vabbè, ci polletto, devi provo. fare il Non so, sinceramente non ho mai recitato un pollo, polletto. quindi. E invece io una cosa, una cerbiatta che sembra una vecchia tutti i giorni, insomma. Vabbè, ma come lo devo recitare? Cioè, tipo, è un tipo simpatico. Che ne so, devi Vabbè. stupirmi. Credimi, Mr. Featherland, non mi sono sbagliata a venire da te. Non è stato un incidente. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even Guardi, from a signora, io classy lavoro dame per la like you. polizia e sto quasi per andarmene. Non potrei accettare un lavoro privato nemmeno se volessi. Non, nemmeno da una donna di classe come te. Almeno sono brutta, vecchia, ma de classe, andiamo. Am I that easy Gli ho to dato le read? spalle, capito? Sono così facile da leggere. That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would È you il mio like a drink? lavoro, ma dimmi, siccome ti sei invitata qui dentro, vuoi da bere? Che ci stai a provare? A quanto pare. I don't usually drink. Io di solito non bevo, ci credo poco. Certo. Well, I've gotta have one.
And it'd be rude of me to drink alone. So maybe. Beh, io me ne faccio uno e sarebbe davvero scortese se mi lasciassi bere da solo. Quindi uno sherry. If you insist. Beh, se insisti. Ma Barbon, per favore. Ciao, posso fare. Ah, grazie agli dèi. È tutto quello che ho. Penso che Wild Ones non, gli non antichi, so che dire, gli no? antichi. Ah. Tipo i grandi antichi de coso, de Cthulhu e roba simile. Magari lui così, questi sono lui i, professa i Cthulhu. Potrebbe essere. Ah, che coincidenza. So come on. From the beginning. Allora, avanti, sputa il rospo dall'inizio. No, il video no, così è complicato tradurre. Beh, ho sputato il rospo. Abbiamo bevuto? Non ho capito. Aspetta, un momento. Allora, Deborah. Mo' mi metto con immagini del profilo, mi metto questo. Deborah Ibanez è un impala, non è un cerbiatto, attenzione. E che cos'è? È un impala, è un Epicerus melampus. Genere femminile. Okay. Sono carina e fragile, ma niente di speciale. Grazie, grazie mille, veramente. Quanti complimenti. Vero? She runs and runs for an employer. E runs cos'era? Avvagato? Non lo so. Errante, tipo. Ma per il suo impiego, però, no? Una donna sofisticata. Ah, no, commissioni. Ok. Una donna sofisticata. Quindi sta facendo commissioni per il suo datore di lavoro. Ma non mi sembra... Non penso che sia particolarmente ricca o di una famiglia influente. Cioè, nel senso, so così, passabile in tutto, capito? Ma dimenticabile. Mi fa piacere. Vabbè. Eh sì, ma signora, che dobbiamo fare qua, Deborah? Cioè, ancora dobbiamo parlare? That's better. Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. What kind of threats, exactly? Quindi adesso va meglio. Se ho capito correttamente, la tua padrona, diciamo padrona, sta ricevendo delle minacce. Quindi che tipo di minacce esattamente? It's a very strange matter. È un fatto molto strano. Prima erano lettere. Sent as a gift, then carved into a brick thrown through the window. Poi sono arrivate stampate su una bottiglia di vino, mandate come un regalo, e poi scavate in un brick. È un mattone. In un mattone che hanno tirato dalla finestra, e alla fine hanno dipinto il muro della casa con gigantesche lettere rosse. Ecco, painting thread, vedi? Routine questions. Quindi penso che sia ora di scavare un po' più a fondo. Se non ti dispiace, ti farei delle domande di routine. Please, that's why I'm here. Oh sì, ecco perché sono qui. So this is the part where the interrogation comes. Like in those detective movies. Ah, quindi questa è la parte in cui arrivano le domande, l'interrogatorio, come nei film dei detective? Something like that, Deborah. Yes. Deborah. Qualcosa del genere, Deborah. Sì. Ho capito, falle queste domande qua, forse. Question, ecco. Allora, cosa sappiamo del sospettato? È lei o lui sospetto? Concentrati su quello. Allora, John Doe è il sospettato. Sto tipo è un po' sospetto. Mi devo concentrare su questo. Vabbè. Impressioni sospetto. Vabbè. Detective Matter è meglio. Detective Matter. Allora, aspetta.
lui sospetto? Io sono sospetto, ma che è per imparare l'inglese sta cosa? Perché sei sospetto? Dai, sembrano le cose per imparare l'inglese. Sì, è vero. Impara l'inglese con Deborah. Vabbè, prendi delle impressioni dal sospettato e ogni impressione ti aggiunge una nuova domanda. Una nuova impressione. Domanda 1, 2, 3, 4. Quante opzioni. E poi abbiamo il Detective Matter, che è questo qua, che è il nostro migliore amico. Ti dice come sta andando il questioning, le domande che fai. Ma tienilo nel lato positivo, ok? Ci proviamo. Bla 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 bla. Mi piace. Più 100. I must be cautious and Oddio, da dritto è smart. ancora peggio. È His meglio de game seems profilo. shy, which I can Madonna, use ma to my advantage, inquadra but I must be careful troppo. about what I Ma say, poi è or I can microcefalo. scare her Cioè, c'ha un off. collo enorme. Questo è Let's tutto start qui, poi. gently. And because Vabbè, I'm perché è dumb, il più maggio che lo fa enorme. no, Quindi mi inquieta troppo. Vai, vai, prego, Sonny, vai. devo essere cauto e furbo. Questa dama sembra timida e potrei usarlo a mio vantaggio, ma devo essere attento. Vabbè, A non riguardo cosa dirle, spaventarla. insomma. Sì, per non spaventarla. Iniziamo con gentilezza e quando arriva il momento possiamo andare possiamo andarci più duri. Ma di che stiamo parlando? chi sei esattamente te, madame? Allora, Deborah Ibanez. Devo fare attenzione ad essere Vabbè, quello che abbiamo smart. detto prima. Vabbè. Allora, l'impressione che ci dà Deborah è che sia timida, ok? Vabbè. Ok, Who dunque. exactly are you, ma'am? Beh, non è che c'ho molta Quindi chi sei scelta, insomma. esattamente, signora? I'm not somebody important, Mr. Featherland. Io non sono nessuno di importante, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? Beh, sei comunque abbastanza importante da avere a che fare con una materia così delicata, no? Una questione così delicata. I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. Io mando avanti i desideri del mio capo, niente di più. Questo significa scartoffie la maggior parte del tempo. You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Ti stai buttando in acque profonde, dolcezza. Dimmi, sai almeno nuotare? Dolcezza, ho dice a tua sorella, cioè, che tutta sta confidenza. Oh, è quello. This is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. Credimi, non fa piacere a me come lo è come a te, forse anche di più. Allora, siccome lei è dubbiosa anche, no? Quindi, oltre a essere Sì. timidina, è anche dubbiosa. Possiamo dire, dimmi, in quale parte della città vivi? Calavera Hills? Flowerville, forse? Oppure non sei molto confidente, sei sicura di stare bene? No, direi che sta famo più amica. Da dove vieni? Cazzate simili, no? Siccome è timidina, è inutile dirgli le cose proprio papale, Va bene, sì, sono d'accordo. papale, no? No, ci stai, giriamo sta famo amica, insomma. Perché lui diceva Sì, prima sì. andiamo più gentili e poi spom, capito? Quindi Sì. direi Ci sta, che. Da sì. dove vieni, Tell insomma? me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe. Vabbè, quindi Look, abbiamo già detto. sì. I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer and not on personal business. Guarda, io non voglio rispondere a questa cosa. Sono qui per il mio capo e non per affari personali. Fair point, Deborah. Let's try a different approach. Niente, nada male. Quindi mi sembra giusto e quindi proviamo un approccio differente. Sì, però hai rotto già il E quindi cazzo, l'altra Deborah. domanda. Vabbè, perché mi sei venuto a trovare in questa particolare serata? Vabbè, smettila di fare le preghierine qua. Non
Non lo so, vabbè, e inizia a cantare, voglio dire, mo basta rotteva. Allora, qui No, siamo no, ancora direi la positivi, prima. eh. Direi Vado la con prima. questa. Why did you have to Sì. visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. Ho le mie ragioni, posso sembrare una piccola e scema fauna, non lo so, e forse lo Boh. sono, ma ho comunque il senso comune, cioè ho ancora il mio senso comune, insomma, non è che Ah, sto proprio a fa... fono, è proprio cerbiatto. Ah, Sì, c'hai buon ok, posso senso. sembrare una scema cerbiattina, invece, insomma, c'ho Però buon ancora buon senso comunque. senso. I don't doubt that for a second, Miss Ibanez. No, non l'ho dubitato nemmeno per un secondo. Ci credo poco anche This questo. day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. Questo giorno è essenziale per la mia padrona e lei ha pensato che lo sia anche per A message in itself, for sure, but to be honest, even you are. E quindi un messaggio. Sicuramente, ma per essere anche tu lo sei. You know what? I'll just take that as a compliment, even if it wasn't meant as such. Sai cosa? Lo prenderò come un complimento, anche se forse non lo era. Vabbè, Deborah, sei inutile, cavolo. Ma pure Frightened, quindi è spaventata, Frightened, Spaventata. Vabbè, essendo un cerbiatto si spaventa no? facile. Sì, però ha rotto pure le palle. Allora, dove sei nata e cresciuta? In Clovilla, Ridaglie? Questo vuole proprio sapere, vuole stalkerà, secondo No, me. no, vabbè. Sai cosa vuoi? Perché sei venuto a visitarmi, a trovarmi? Why not your employer herself? Perché non è venuta lei direttamente alla tua casa? Direi di sì. Faccio questa? Ma andiamo diretti? Sì, sì. Siamo stati gentili Sì. abbastanza? Vabbè. Why did you come to No. visit me? Why not your È una employer domanda herself? legittima. My employer is Miss Natasha Eh Katsenko. beh, allora. She hasn't been leaving her home lately, only if she really has to. La mia padrona è Miss Natasha Katsenko, cioè Katsenko, voglio dire. Lei non Per me è tutto un lascia la programma. sua casa la sera tardi, soltanto se deve proprio. How No, nel so? senso era più che altro non ha Non lasciato lascia. la casa Ah, ultimamente. ultimamente, Come mai? ok. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. Miss Natasha è spaventata, ha paura di quei messaggi non voluti e tutti sanno chi lei sia. È So she's un that gatto, kind of woman. la mia padrona. Quindi è quel tipo di donna. Una donna che ha paura, cioè che I tipo don't di know what donna? you mean. Non so cosa vuoi dire, infatti manco io lo so onestamente. Of course you do, Deborah. Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting Deborah. somewhere. Certo, Deborah, e grazie. A proposito, finalmente stiamo arrivando da qualche parte. Siamo sicuri che stiamo arrivando da qualche parte? We avoided the point Boh. long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Ah, sto a nascondere Quindi è. qualcosa. Esatto. Focalizziamoci su questo. Allora, quindi Deborah sta nascondendo qualcosa, però abbiamo un più 20 di Detective Matter, voglio dire. Vabbè, perché sei venuto qua a incontrarmi? Come hai fatto ad avere questo indirizzo? Che vuoi da me? Proprio So che così non alla è romana, che intenzionale, vuoi? ma stai giocando con me, eh? Non lo so, il detective No, sei tu, che vuoi mettere? io direi chi ti ha dato questo indirizzo? How did you get this address? Sei sicuro? Sì, oppure che cosa vuoi da me? Però penso più. Non lo so, dimmi tu. Vorrei un attimo. Sì, io vorrei un attimo capire perché. Cioè, chi è che le ha detto devi venire proprio qua? Secondo me c'ha senso. Quindi l'indirizzo vuoi? Sì. How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. Lo sai, la mia capa è... ha
ha dei contatti eccezionali. Sta manicata Molto, sì. praticamente. È agganciata bene. Ah, beh, se erano così eccezionali non avrebbe dovuto scegliere me. Cioè, l'autostima di quest'uomo Smetti. proprio a palla. Non essere così duro con te stesso, detective. Tu sei a capo della famosa Chicken Police, giusto? Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. Quindi è stato un... Oddio, raccoon, che È cos'era? Il procione. procione. È stato un procione con una cicatrice sulla faccia chiamato Chiamato Zip. Zip. Che ti ha raccomandato me, eh? Lui mi odia. No, Mr. Featherland, I don't know anyone like that. No, Mr. Featherland, io non conosco nessuno così. Lucky for you, Deborah. Debra. Da Beh, oggi in poi mi devi chiamare Debra. buon per te, Deborah. Bella per te, Debra. Bella per te. Attenzione, abbiamo meno Quindi, vabbè. 10. Eh no, vedi che non dovevamo chiedergli Vedi. l'indirizzo, mannaggia. Però era secondo me era utile. Vabbè, dunque, che vogliamo fare? Quindi, che cosa vuoi da me? Questa vado? Sì. What do you want from me? Me? Io? Oh, don't be silly, Deborah. I mean your employer. I was just talking to myself out loud. Quindi non essere sciocca, Deborah. Ovviamente intendevo il tuo capo, stavo solo parlando tra me e me ad alta voce. Well, Miss Katsenko thinks you're a great detective, and you're also reliable. That's why I came. Beh, Miss Katsenko pensa che sei un grande detective e sei anche reliable, nel senso che sei Affidabile. affidabile, ok. Per quello sono venuta. Did she also give you the lockpick? Quindi, secondo me, qua la questione è che non è, cioè, Miss Katsenko non esiste, è solo Miss Katsenko. Sì, effettivamente fa un po' ridere. Vabbè, insomma, quella non esiste, ma è solo, questa qua è venuta facendo finta di chiedo per un amico, insomma. No, secondo me esiste Miss Katsenko, c'era pure l'immagine del gatto prima. Infatti è Ma secondo noi Katsenko. no, cioè secondo Sonny no. Quindi ti ha dato anche un Il lockpick, cioè un lucchetto grimaldello dovrebbe essere. Ah. grimaldello. Quindi ti ha dato anche un grimaldello. Please, could you let this go? I'm really embarrassed. Dai, per favore, possiamo lasciare andare questa cosa? Sono così imbarazzata. Sorry, sweetheart, I'm just teasing you. As soon as I saw you, you were forgiven. Quindi mi dispiace tesoro, ti stavo soltanto prendendo in giro. Nel momento stesso in cui ti ho vista ti ho Se perdonata. non è vero, hai pensato Mazza. che sono una vecchiaccia e che sono scopabile solo perché ci sono io, perché sennò. That's very nice of you. Oh, questo è così carino da parte tua. Has nothing to do with being nice, Deborah, but you're welcome. Oh, però c'è sempre da ridire Quindi no, non ha niente a che fare con l'essere carino, ma sarà benvenuta. te, no? Debra. Debra. Allora, Debra. attenzione, abbiamo Quindi guadagnato un mo. più 20, eh. Ti Pazza come vado. sei mai sentita davvero vulnerabile? Non credi che tutta questa storia sia un pochino sospetta? Boh. No, sono il detective, sei tu. Sì, vabbè, diciamo che sospetta, dai. Così? Sì. Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino. I'll Santino. explain everything. Santino. Sonny. Ah, Sonny sarebbe l'abbreviativo di Santino. Ma ti chiami Santino? A quanto pare. guarda, Santino, spiegherò ogni cosa. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. Sì, non ho dubbi, guarda, sembri proprio il tipo, tesoro, senza Ma offesa. perché una persona che spiega le cose è un'offesa? Sto I'll dicendo take che è una that as a persona falsa. compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. Questa dice sempre le stesse cose, però. Lo prenderò come un complimento. O magari agirò come se non avessi sentito. You see, we're starting to understand each other.
Vedi, stiamo iniziando a capirci. Cioè, facciamo finta di non sentire l'altro? Mazza, bella conversazione. Attenzione, più 15, capito? Dimmi, Sì, Deborah, perché così. dovrei crederti? Vabbè, quindi qual è il punto di tutto questo? Ma dobbiamo arrivare a 100 per farci dire cose, che ne Non lo so. so, questa... Non lo so che cacchio dovremmo Penso fare. che funzioni così. Vabbè, quindi io direi sì, la seconda. Questo, arriviamo al punto? Sì, If you sì. won't come clean, what's the point of all this? But Quindi, Mr. Featherland. no, Ma Mr. vai, vai. Featherland. I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. Quindi mi spiace, tesoro, ma sono decisamente troppo vecchio per questi giochetti. Please, just think again. For me and my mistress's sake. Hai sbagliato, te lo dico. Per favore, pensaci ancora. Per me e la mia capa. La sicurezza della mia capa. Hai messo meno 40! Ma sei Ah, pazzo! no, bene. diciamo, quale possiamo scegliere? Tell me Deborah, tell me Deborah, tell me Tell Deborah. me, Oh, tell me Deborah, Deborah. why should I believe you at all? Quindi dimmi, Because Deborah, perché scusa. dovrei crederti? Sorry, perché l'avevamo detto prima. Perché Vabbè, vai, vai. la mia capa crede Should that be enough? in te. E quindi sarebbe abbastanza? If you really like what she thinks you are, then yes. Se a te piace quello che lei pensa di te, allora sì. What can I say to that? Ah, cavolo. E che cosa potrei risponderti? Look, I didn't mean to back you up against the wall. Guarda, non volevo, boh, appenderti al muro, questo No, significa. non vorrei metterti con le spalle al Alle spalle al muro. muro, ok. Io appenderti al muro. You are way Era un more po' più than a violento bully. la mia Deborah. Did you ever want to be a cop? Quindi sai. Aspetta, non ci Sai leggo usare benissimo. le parole, Sì, sai dolcetto. usare le parole tesoro. Non vorresti essere un poliziotto? Hai mai pensato di essere un poliziotto? No, not for the world. No, proprio no. La traduco proprio no, insomma. Problema. Smart answer. Beh, il mio proprio no non è stata una Abbastanza risposta intelligente, però vabbè. Più 10, dopo che abbiamo perso un meno 40, però, eh. Sii onesta e dimmi di cosa hai paura. Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler, or as most people know him. Sai, Mr. Featherland, il partner della mia capa è Hobart Wessler, o come lo conosce la gente? Ibn Wessler, the Kingpin. IBN. Ibn Wessler. Oddio, Ok, Kingpin, il che era? Kingpin. L'avevo tradotto prima con. Aspetta, però non Un so se. riccio, tipo, una cosa simile. No, Kingpin. Non è una cosa che Ora. c'hai. Punge? Mi dice perno. Non lo È so, un quindi. perno! Forse è un uccello, il tipo d'uccello. Boh. Exactly. No, è un topo. Ah, boh. Sembra un topo. Kingpin sarà qualche tipo di soprannome, però non lo so. Esattamente. Feathery gods, help me. Quindi dei piumati, aiutatemi. Dei piumati. So you get it now. The secrecy. Ora hai capito? La segretezza? No? Dovrebbe essere la Sì, hai segretezza. capito insomma il motivo di tutta sta Esatto, segretezza. perché la sto a fa così Mildly, I lunga. think I understand it all. Wessler, this little piece of the puzzle changes everything. Ok, quindi ho capito tutto. Wessler, questo piccolo pezzo del puzzle cambia tutto. Quindi sarà un mafioso, immagino, tipo. Mm. Allora, abbiamo fatto 10 domande. Il focus accuracy però è al 60%. Siamo stati dei poliziotti decenti, però, dai. Vabbè, comunque sia, dai. Comunque Meglio dei più che poliziotti schifosi. sufficiente. È un gangster, non è un mafioso. IBN Vabbè. Wessler è un gangster.
Ah, si può anche riprovare. Quando uno fa troppo cagare, si può anche riprovare. Ma è più che sufficiente dire continua, no? Sì. Solo quando è insufficiente, insomma. Vabbè, ma te ne vai, modo. Che dobbiamo fare qua in ufficio? Questa mamma rimane qua tipo una lampada. Dunque, allora vediamo. Vabbè, questa. IBN Wessler è questo. Vediamo i people. Allora, questa è Natasha. Natasha Katsenko, che è giustamente Cat. È un Felis Katos. Ah, ecco, giusto. Capito? Ha gli occhi verdi. Ed è nei guai. Come io, come me stesso, insomma. Va bene. E poi abbiamo IBN. È un ratto, vedi? Rattus. Di bello aspetto, carismatico, è un gangster. È bello che il gatto c'ha paura del topo, vedi? Sì, infatti. Vabbè, signore, madonna, mi inquieti, vattene però. Che dobbiamo fare? Forse dobbiamo riparlare, continuarci a parlare. Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Vedi, sta a cacciare. Vai la polizia. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. Quindi praticamente perché non la scarichi alla polizia questa cosa? Semplicemente vai lì e fai un resoconto. E loro arriveranno, faranno foto, impronte digitali, le solite cose. E se ci sono prove chiare, anche un poliziotto moderatamente talentuoso potrebbe facilmente fare il caso. O se vuoi puoi anche chiamare direttamente per telefono il 555-111. Per favore, dai un'occhiata a questo. Well, okay. Let's see. Questo devi tradurlo proprio. Vabbè, dammi un'occhiata. Vabbè, pensavo che diceva qualcos'altro. E allora, quindi inventario. C'è un nuovo oggetto da vedere. Kzar Club. I know Molly very well. Conosco Molly molto She's bene. This one deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. E accettare il suo assegno. Miss Ibanez è un'amica fidata, trattala come un gentiluomo. I know Molly. Ok, che decida di accettare l'assegno o meno, insomma. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good God. What was her name? Stavolta non sono Feather Goth. I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Non so se sono dei normali. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby, the waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Prego, aspetta che ce leggo malissimo. Quindi mi sembra di essere stato colpito dietro la testa con un blackjack. Che per me blackjack è un gioco di carte, poi infatti. Vabbè, quindi la realtà si è invertita. Molly, buoni dei. Santi dei, come posso tradurlo? Grande Giove. Grande Giove. Che ci faceva il suo nome lì? Ho dato un'occhiata. Oddio, non ce leggo. Che c'è sta scritto? Da? At the opposite wall with the well-worn picture frames. Ok, quindi ho dato un'occhiata all'altra parte, sul muro dall'altra parte, con una dove c'era una foto ben incorniciata, come un buco nero eterno nel muro. Un pezzo mancante, stava indossando un vestito di seta leggero e stava cantando una che Ninna è una Nanna. Nanna. Sì.
The waves le onde della gonna facevano vedere le sue belle gambe lunghe, no? Ok, ce leggo malissimo. Mi si è sfogato tutto. Perché Molly? Perché ora? Quindi, ok. Mr. Featherland? Mr. Featherland? Tu hai fatto quella, cioè, la faccio vedere a Bael, vattene. Ancora. Infatti vedi, puntini, puntini, poi vedi ancora. Santino, are you all right? Santino, stai bene? What the hell is this supposed to mean? Inizia in bruttimo. Che diavolo dovrebbe significare? Inizia in bruttimo, ho paura. I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She said you'd understand. Don't you? Io non ne so niente, Mr. Santino. La mia padrona mi ha detto di darti questo. Lei ha detto che avresti capito, no? Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Quindi, certo che ho capito. Però, a essere sinceri, questa storia comincia a sembrare... blackmail, che cos'era? Sono le email, quelle lì, un rigatto, di minacce, un rigatto. Tipo. Sì, 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 sì. Quindi, insomma, questa storia comincia a sembrare un ricatto. Blackmail? Ricatto? Don't play innocent with me. Non fare l'innocentina con me. But... Ma... All right. When can I visit? Va bene, quando possiamo... Quando posso venire? Visit? Me? Visitare me? Che ci stai a provare ad avere? Not you, Miss Katsenko. Ah, Deborah, però rincoglionita. No, non te, Miss Katsenko. È Miss Katsenko, oh, yes. Can find her at the Czar Club. Ah, sì, puoi trovarla al Czar Club. Katsenko al Czar, giustamente. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's Kmer. Especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, non sono riuscito a sentire che ha detto e non riesco a leggere, quindi vai te. Non mi hai detto che era una tipa sociale? Socievole? Tipo che stava chiuso in casa. È diciamo... così non socievole? Oppure va, gli piacciono soltanto i club dove ci sta bordello? E pieni di gente. Certo. No, she's really not like that, but she owns the place. Oh no, no, lei non è così, è soltanto che è la proprietaria. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? Quindi a giudicare da quello che ho sentito deve essere un posto parecchio affollato, devono essere parecchio occupati, soprattutto adesso vicino al Capodanno, giusto? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Sono sicura che non avrai problemi a trovare Miss Katsenko, ma c'è un altro piccolo problema, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Quindi fammi indovinare. Mr. Com'è che si chiama? Wessler. Wessler. È meglio che non sappia della mia visita, giusto? Exactly. How did you know? Esatto, come hai fatto a saperlo? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sunny. Beh, quando ho un'esperienza, e per favore, chiamami Sunny. 20 anni di esperienza, attenzione. Ah, 20 anni. Io non leggo, vado solo con l'udito, quindi. It was a pleasure to meet you, Mr. I mean, Sunny. È un piacere averti incontrato, mister, volevo dire, Sonny. I'll talk about the rest with Miss Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. Quindi, vabbè, parlerò del resto con Miss Katsenko in persona. E se vuoi c'è un amico fidato che può riportarti a casa, se vuoi. I'd appreciate that, Sonny. Oh, lo apprezzerei molto, Sonny. E sta ancora qua, e levate. Vattene. Allora, abbiamo aggiunto, attenzione, Lewis.
Lewis C. Hayworth è un coniglio, un Oryctolagus cunigulus, maschio, un vecchio amico mio. Sluttering heavily, quando parla è... Stuttering, scusa, heavily. E trema molto quando parla? Non so se è balbuziente oppure... Potrebbe. Vabbè, Deborah... Oh, sì, balbuziente. Sì, ma Deborah non se ne va, che devo fare? Devo parlare ancora? No, penso devi o chiamare l'amico al telefono. Dici? Penso. Ah, il numero di Lewy, sì, è 555-932. 5. Ah, devi fare proprio il numero. Visto? 9, 3, quanto siamo professional? 2. Già. Hey Lewis, am I bothering you? Hey Lewis, ti disturbo? Ah, ok, sì, allora balbetta. Sì, sì, è lui. No. Non so balbettare. No. Certo che no, Sonny, vecchio amico. Allora che si dice? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. Potresti venire qui, ho un favore da chiederti se non sei occupato. Per te? Non riesco a fare, cosa da dire? Qualsiasi cosa, aspetta un minuto. Vabbè. Madonna, c'è il teletrasporto. So it wasn't difficult getting here, not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Ah, ok, quindi lui è arrivato pochi minuti e perché vive al piano di sopra, quindi non è stato difficile arrivare. Perché sennò non parlare del fatto che per non parlare del fatto che è un coniglio, quindi è stata una corsa veloce. E l'Atlas Hotel era il suo inheritance. Was his inheritance? It was once a well-known place. Di sua proprietà, inheritance, no? Ah, ok, era la sua eredità. Eredità, ok. Quindi ha preso l'Atlas Hotel in eredità. E un tempo era un posto ben rinomato, ma non più, perché l'ultima crisi economica l'ha rovinato e insieme a me è l'unico residente di questo enorme posto. Allora, Lewis. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ivanes? Sempre studiato così. I have some things to take care of. Quindi grazie per essere stato così veloce, Lewis. Potresti portare Miss Ivanes a casa? Ho qualcosa da fare io nel frattempo. Sonny, you know anything for you. Certo, Sonny, lo sai, per te di tutto. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Ah, grazie di essere così patatino. Sonny, lo apprezzo molto. Vabbè, di essere così gentile, insomma. Sì. Don't mention it. Non ti preoccupare. Goodbye, then. Ciao, allora, alla prossima. So long, Deborah. Sì, sì. Ci vediamo, Deborah. Deborah. Però ci vediamo, Deborah, stanno ancora qua, me inquietano. Ma ve ne vate dal mio ufficio. Allora, abbiamo aggiunto i places. Hotel Atlas, Cloville Police Department e Czar Club. Adesso dovremmo andare al Czar Club. Sì, oh, Lewis, dai. Penso di sì. I can always count on you. Thanks, old buddy. Quindi posso sempre contare su di te, grazie, vecchio mio. Don't even mention it, my friend. Non dirlo neanche, mio amico. You got anything planned for today? Hai qualche progetto per oggi? Beh, sì, accompagna Deborah a casa. I thought I'd visit a nightclub. It's
New Year's Eve, after all. Penso che andrò in un nightclub. Alla fine stiamo parlando di Capodanno oggi, insomma. Well, I didn't mean to hold you up. Ah, non volevo trattenerti. Però l'hai fatto. Non voglio trattenerti. Però l'hai fatto. I'll ask a favor of you someday. Beh, un giorno ti chiederò un favore. I owe you a lot of those, don't I? Sì, te ne devo un sacco, no? That's true. I don't deny it. È vero, non lo nego. Vabbè, Sadamo, ciao. Voi non andate via, me ne vado via io. Come si esce da qua? Penso sì, clicca sulla porta. Devo prendere prima la mia roba. Allora, la mia roba, vediamo i cassetti. Allora, seguiamo la mind. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Quindi non sembra così pericoloso doversi portare la pistola, ma non si sa mai. La mia ultima sigaretta. You're lucky I don't have a light, pal. Vabbè, fortunato che non c'ha l'accendino. Che non ha un accendino. E il mio police badge. My badge. The wallet is real. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine. So I got this one out of a pack of cornflakes. Just in case. Ma dai, ma l'ha preso da un pacco di cornflakes. Ma io sono world class. Oh, sei tu il gallo qui. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't gonna be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's gonna be at the station. Marty McFly. I can only hope he'll be willing to talk to me. Quindi prima di visitare il club, devo prendere un detour che sarebbe... Detour. Aspetta, lo cerco subito. Ah, devo fare una deviazione. Ho la sensazione che questo caso non vada fatto da solo, non vada seguito da solo. E c'è solo una persona di cui mi fido. Un uccello. Anche se lui in realtà dice un uccello. Però mi sembrava brutto tradurlo così. Oh, su uccelli. Che c'è ragione. Il mio ex partner Marty dovrebbe essere alla stazione. Posso solo sperare che vorrà parlarmi, insomma. Vabbè, ciao raga, namusen. Main scenes, limited scenes, closed scenes. Ah, quindi abbiamo anche delle zone al limite di tempo. Vedi, perché a seconda dei progressi che si fanno nella storia. Se siamo persone che completano le cose, devi visitare tutto. Considerando che a Obradin abbiamo completato niente, secondo me noi non siamo persone che completano il tutto. Va bene. Vabbè, allora, ci proviamo, diciamo. Qui è dove stiamo adesso, giusto? Per coso di pulizia, no? In teoria, sì. E non mi cambia. No, forse devo andare al Clowhill PD? Io non sto al Clowhill PD? Non sto al Police Department? No, non sto al Police Department. Ah, no, sì, noi dobbiamo andare al Police Department. Okay. Attenzione. At the Wild Gentleman Production. New Year's Eve, and I was driving, half drunk. Vabbè, Capodanno stava guidando ubriaco. Ha guidato ubriaco, mezzo ubriaco. Tutti i giorni erano uguali. 121 days I had left to my retirement. Like an gli mancano ancora un centinaio di giorni per andare in pensione, sembra infinito. Vabbè, la stanza dell'hotel che lui chiama casa, la vede tutti i giorni. C'è una donna in rosso che sa a balla là, una coniglietta. Salve. Fa un po' playboy sta coniglietta così. Quindi, lo show delle 9 punto. City of Clawville is slowly eating itself. Si sta mangiando da sola la città. Starring Santino Federland. Martin McChicken. Ah, quindi davvero. E Natasha Katsenko. Ma poi Katsenko perché gatto. È perché è un gatto. Vabbè, dopo anni di solitudine. Ogni volta che sente il nome Molly sa zompa però. E Marty, il suo ex partner, lo odia. Vabbè, c'ha una gioia sto gallo. Voglio parlare. Il passato lo sta guardando in questa dannata notte.
fa un po' Sin City, capitolo 1, The Tour, quindi deviazione da quello che hai detto. Fa molto Sin City, è tutto bianco e nero, però c'è solo il rosso, capito? I knew where to find Marty. At the station we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. We both left parts of ourselves behind that night. Vabbè, non ci ho capito tutto e non ci leggo manco niente, però praticamente c'è sta Molly che prende i turni prende i turni di Capodanno tutti gli anni, perché anche se ha, diciamo, una famiglia da cui tornare, era successo sto caso del Capodanno di sangue, insomma, Capodanno rosso, tipo il Valentino, quindi... San Valentino di sangue. Però qui è il Capodanno. Sto Capodanno di sangue, quindi... E quindi ogni volta che sente il nome Molly sa zompetta, praticamente. Però non, cioè, non ho capito benissimo, mo è sparito completamente il video. Vabbè, qui dice, so dove trovare Marty, alla stazione di polizia. Ah, ok, sì, sì. Marty non ha never joined in, quindi non è mai entrato in questa cosa. Praticamente non gli interessa del Capodanno, da quello che c'è scritto. Anche se ha qualcuno con cui andare a casa, lo capisco. 10 anni fa sono sopravvissuti alla notte chiamata dalla stampa, okay, The Bloody New Year, Capodanno di sangue. Che è stato dimenticato dal Clawwill, ma non da noi. Ah, ok. E abbiamo lasciato ovviamente entrambi parte di noi stessi indietro quella notte, quindi è rimasta una parte di noi. Ok, mo ce li leggo di nuovo, quindi okay, praticamente sto, quindi non è Molly, è Marty, no, che Marty, prende è sempre prende sempre il turno del Capodanno. Sì, perché a lui non interessa, perché sono rimasti un po' scottati da questo Capodanno di sangue che hanno affrontato, che va a sapere che è successo prima. Mentre tutti se ne sono dimenticati, a loro invece è rimasta loro... un po' sta cosa. Va bene, dai. Io penso che per oggi ci fermiamo qui, se no il video diventa lunghissimo. Spero che il gioco vi stia piacendo, che vi stia divertendo, che la nostra traduzione sia sentibile. Che speriamo il nostro modo di entrare nei personaggi vi aggradi. E un saluto a Deborah la cerbiata, o l'alpaca, no, non mi ricordo. Sì, sì, c'è Biatto. Sì, era una cosa simile. E niente, quindi grazie a Mauro di aver partecipato. Grazie a te. E voi fateci sapere, mi raccomando, così poi andremo avanti con questo caso pollastro e questo Capodanno di sangue. E scopriremo polizia le cose segretissime. Dei bolli. E poi parleremo con la signora Katzinger, non so come si chiama. Katzinger. Quindi come sempre mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale, e vi aspettiamo al prossimo video. Alla prossima, ciao ciao! Ciao!